fratelli juventini e sorelle juventine, prima di parlare di questo argomento a cui tengo moltissimo, come immaginerete, volevo fare una piccola premessa. Secondo voi è il caldo? Secondo voi c'è qualcosa nell'aria che non va bene? Secondo voi è stato il lockdown? No, perché io credo che ci siano dei pazzi in libertà, dei pazzi. Non dico delle persone poco normali, dei pazzi. Pensate un po', pensate un po'. In questo video dove io esporrò la mia grande delusione, ma veramente delusione, ma sincera, nei confronti di Guardiola, dissertando e analizzando il perché sono rimasto deluso, dal mio punto di vista, mi sono imbattuto in alcuni individui, i quali mi auguro che si facciano curare perché ne hanno veramente un grande bisogno, che praticamente, siccome il City è stato eliminato dal Lione, io dovrei chiudere il canale. Non so se, cioè, fate questa analogia, no? Il City, allenato da Guardiola, è stato eliminato dalla Final Eight, o meglio dalla Champions League, e quindi io, siccome sono un fan di Guardiola, dovrei chiudere il canale perché mi è stato detto tu non capisci niente di calcio, e ha aggiunto il tuo canale non serve a niente. Allora, innanzitutto non servi a niente tu, perché sei un uomo inutile, non so se sei un uomo, se sei un ermafrodita, se sei una bestia di Satana, non so che cosa tu sia, ok? Non so che cosa tu sia. Sei un uomo inutile sicuramente, se sei un uomo, ma non credo che tu sia un uomo. Non credo che tu sia un uomo, sinceramente, detto fra noi, no? Perché ti nascondi dietro un nome finto, perché siamo sempre lì, no? Se Marco Rossi, ovviamente non offendo nessun Marco Rossi, viene sul mio canale e si chiama veramente Marco Rossi e mi dice, guarda Max, che secondo me tu pipipi, perfetto, io so che è Marco Rossi che mi dice delle cose negative o contrarie, ma quando viene Pinco Palla, Cippo Cippo, LMST, Tittipippi, Pippi Poppo, Pappaparapappapa, Iella Lilla, Lilla Lela, cioè, va bene? Ok, quindi non vi nascondete, quindi non siete degli uomini, ok? Non siete degli uomini, siete delle M, con la M maiuscola, ok? Delle M con la M maiuscola. Perfetto, bene. Chiusa parentesi, no, ma è legato all'argomento, perché sto per parlare di Guardiola e siccome Guardiola è stato eliminato dalla Champions League, siccome a me piace Guardiola, io dovrei chiudere il canale. Cioè, ragazzo mio, io faccio 1500 video parlando di tutto e di più, soprattutto di fumetti, di altre cose, di fotografia che è il mio mestiere, ma stai scherzando, eh? Quando avrei pubblicato 70.000 fotografie nel mondo, come me, su riviste di natura e altro, vieni a parlare con me, hai capito? Ok? Uomo di M, perfetto. Guardiola, delusione, profonda delusione, un'illusione che si è spazzata via come una bolla di sapone. Addirittura mi sono convinto di aver vissuto veramente a livello onirico la convinzione che Guardiola fosse un grandissimo allenatore. Non vorrei mai che, anch'io sono ovviamente assoggettato alle regole del business, del merchandising e del mondo moderno del calcio, no? Non vorrei mai che questa sua presenza così marcata nelle trasmissioni televisive, considerarlo una specie di super partes, no? Un qualcosa di sublime, mi abbia anche in qualche modo condizionato, perché effettivamente io da ieri sera, quando il City è stato eliminato, e assolutamente io non me lo sarei mai aspettato, perché avevo pronosticato un 3 o un 4-0 del City, mi sono fatto una domanda. Prima è arrivato il rammarico, perché con questo City, non so se per colpa di Guardiola o perché la squadra è sopravvalutata, io sinceramente ve lo devo dire con grande sincerità, io davo più importanza a Guardiola che al City, perché a me il City, visto come squadra, non è che mi faccia impazzire, non è che lo consideri uno squadrone, sinceramente, io il City mai, non l'ho mai considerato uno squadrone, come non ho mai considerato uno squadrone il Liverpool. Diciamo che al Liverpool e al City gli riconoscevo un valore aggiunto, un enorme valore aggiunto dal punto di vista dell'allenatore, cioè Klopp e Guardiola. Ma a questo punto mi aspetto che mi deluderà anche Klopp, per cui... Beh, adesso vi dirò la mia valutazione. Ma ieri sera il mio rammarico è stato proprio perché questo City, la Juve, lo poteva far fuori. Anche perché è stato eliminato da una squadra con la quale noi abbiamo praticamente preso un gol a Lione, perché poi a Torino gliel'ha regalato l'arbitro e poi noi ne abbiamo fatti due, va bene. Comunque di fatto noi non abbiamo perso con il Lione, no? Parità,
1-0 là, 2-1 qua, 2-2. Noi col Lione non abbiamo perso in due partite. In due partite. Loro in una partita ne hanno prese tre. Verissimo che il calcio è fatto di sliding doors, perché se Sterling davanti alla porta, anziché sparare alle stelle, butta dentro una palla che faceva anche il mio cane, chiaro che magari sul 2-2 poteva cambiare la partita e l'inerzia. Però sinceramente da un Guardiola, io Massimo Montaina, detto Max Montaina, così sapete che mi chiamo Massimo e non Massimiliano, per chi non lo sapesse ancora, mi aspettavo tutt'altra cosa, mi aspettavo un gioco dominante, mi aspettavo un City che metteva le corde il Lione fin dai primi minuti, mi aspettavo un Lione in difficoltà fin dall'inizio. Un Garcia che è stato cacciato, che tra l'altro a me piaceva, aperta parentesi, a me piaceva tantissimo Garcia quando allenava la Roma, e se fosse venuto alla Juve non mi sarebbe dispiaciuto, detto fra noi, no? Ma un Garcia che è stato messo alla berlina, dimenticato dal calcio che conta, perché prima andò al Marsiglia e adesso è andato al Lione, che ti mette in scacco Guardiola, sinceramente mi fa riflettere. E riflettere su che cosa? Mi fa riflettere sul fatto che forse, e qui saranno contentissimi gli aziendalisti juventini, forse tutto sommato la Juventus è stata fortunata a non ingaggiare Guardiola l'anno scorso quando lo stava trattando. Ed è stata fortunata che il lockdown ha interrotto la trattativa che c'è stata quest'anno per portarlo direttamente quest'anno. Ora si vocifera, non ho fonti ufficiali, si vocifera che lui si sia dimesso. Poi bisognerà vedere se il City accetterà o non accetterà le dimissioni, bisognerà vedere se è vero o non è vero che si è dimesso. Però a questo punto, lo dico con grande sincerità, mi stanno venendo dei dubbi. Perché le persone intelligenti hanno dei dubbi, solo gli stupidi hanno delle certezze, hanno degli assoluti, solo gli stupidi. E purtroppo nel mio canale ne vengono tantissimi di stupidi, stanno aumentando a dismisura, aumentano gli iscritti e proporzionalmente aumentano gli stupidi, che non sono iscritti. Ah, a proposito, volevo salutare quello che mi ha detto che siccome non la penso come lui, e non l'ho offeso, si è disiscritto. Ciao, salutami la mamma, quando la vedi un bacino alla mamma, vai dalla mamma tattino. Quindi, che poi se vi dicessi l'icona che ha messo, ridereste, perché non è che ha messo la faccia di non so, di Baggio, di Platini, del Piero, no, ha messo la faccia di un despota, fra virgolette, quindi, per darvi un'idea di che gente bacata c'è in giro, ahimè, questo mi pesa molto, sapete, a me la gente malata mentalmente, quella malata proprio che è erosa dalla cattiveria, dall'invidia, dalla gelosia, dalla stupidità, questa mi urta, lo ammetto, è il mio lato debole, avete scoperto il mio tallone d'Achille, è il mio lato debole, quindi se volete venire a essere bannati sul mio canale, venite a scrivermi queste cose che vedete che vi banno subito, ci metto 2 secondi, ma tornando al nostro Peppino Guardiola, io adesso sinceramente non so se lo vorrei più la Juventus, non lo so, sto rivalutando molto, perché non è una partita certo che ti fa la differenza, ma un Guardiola che vuole fare le squadre come vuole lui, ti fa spendere un sacco di soldi, no? Perché l'abbiamo detto più volte tutti quanti, poi però magari ti va fuori con il Lione, né più né meno della Juventus di Sarri, di Rabiot, di Ramsey, di Khedira, Matuidi e Betancourt e Bernardeschi, che insieme non fanno un centrocampista decente, quindi io mi faccio delle domande, cioè, se Guardiola è questo che abbiamo visto, che non vince più effettivamente Champions da tanti anni e l'ha vinta con la stessa squadra con cui l'ha vinta Luis Enrique, che anche questo fu cacciato. A parte che mi sta venendo dubbio che gli allenatori che allenano la Roma bisognerebbe tenerli d'occhio, quindi io terrei d'occhio Fonseca, no? Non si sa mai che Pirlo non vada bene. No, a parte la battuta. No, però effettivamente, cioè, ci sono da fare queste valutazioni. Cioè, il City, no? Tutti quanti ormai, dopo l'eliminazione della Juve, hanno detto la Champions la vince o il City o il Bayern, giusto? Anche perché una delle due andava fuori, no? Perché se passava il City adesso si incontrava con il Bayern di Monaco. Adesso in questo momento, bocce ferme, analiticamente, non come gusto personale, il Bayern dovrebbe vincerla a man basse. Però ragazzi, il calcio è strano. E voglio fare un esempio. L'unica giustificazione che posso addurre a Guardiola, che ribadisco perché non voglio di essere frainteso in questo video, mi ha deluso fortissimamente e in questo momento non so se lo vorrei alla Juventus un giorno, magari poi mi passa, ma non so se lo vorrei alla Juventus, perché se mi viene la Juventus e mi fa partite come quella di ieri sera,
dove non vede i cambi, non vede niente. Vabbè, allora, sapete cosa ho notato? E l'avrete sicuramente notato anche voi, che sono arrivate quattro squadre in semifinali, intanto per incominciare due francesi e due tedesche, sono sparite le inglesi, sono sparite le italiane e sono sparite le spagnole. Storicamente queste tre sono le nazioni che portano più squadre in semifinali, Spagna, Italia e soprattutto Inghilterra, no? O Spagna. Sparite. Francia, che non ha praticamente quasi mai portato, salvo quando c'eravamo noi in Monaco, squadre francesi. E Germania, che salvo il Bayern, che lo ha fatto per più volte, ma altrimenti no, il Dortmund, ma però c'erano inglesi, spagnoli, cioè erano ben diciamo assortite. Qui no, però se io vado ad analizzare le due nazioni e i loro rispettivi campionati, Francia e Germania, hanno avuto il mese di luglio, addirittura la Francia, addirittura anche giugno, di relax, di preparazione atletica alla Champions League. Il campionato in Germania è finito a giugno. Hanno avuto tutto il tempo, tutto luglio per prepararsi per la Champions League, sia Lipsia che il Bayern di Monaco. In Francia il campionato è finito a maggio, no? Non si è riaperto dopo il lockdown. Di conseguenza hanno avuto giugno e luglio per preparare la Champions League, Lione e Paris Saint-Germain. Quindi, sia anomala sicuramente questa Champions, no? Perché è giocata ad agosto con squadre che hanno tirato il collo fino in fondo, però è anche vero che il City il campionato lo aveva perso a marzo. A marzo sapeva già che non avrebbe mai recuperato contro il Liverpool. Quindi idealmente il City, le partite che ha fatto in campionato erano per mantenere la posizione assunta, cioè secondo posto. Non erano partite, è vero, più importanti che amichevoli, più importanti che partite inutili, però insomma, voglio dire, ha avuto modo secondo me di ruotare i giocatori e prepararsi anche fisicamente e mentalmente per la Champions League. Quindi adesso io sono nella condizione in cui, avendo anche un canale YouTube, alla faccia di quell'imbecille che vorrebbe che lo chiudessi perché Guardiola è stato eliminato, pensate un po' che follie ci sono nel mondo. Sono nella difficoltà più grande perché cosa dico io a coloro che vengono a vedere i miei video? Sì, spero che venga a guardare la Juventus e vengo sbeffeggiato. In questo momento vengo sbeffeggiato, giustamente verrei sbeffeggiato perché mi direbbero scusami, e cosa andiamo a pagare uno? Lo andiamo a strapagare e poi però rischiamo di fare un buco nell'acqua quando abbiamo la fortuna di avere Pirlo. Tanto per cominciare, qua ci tocca Pirlo perché Pirlo deve lavorare. Io non sto parlando di Pirlo in senso vorrei Guardiola. Sto dicendo che se dovesse mai fallire anche Pirlo, sinceramente andare su Guardiola ci sarebbe da pensarci più volte. Ci sarebbe da pensarci più volte. Questo mio video, che è frutto di riflessione profonda, calcistica. Vuole lasciare un messaggio in finale che vi porto. Bisogna stare molto attenti a dare delle valutazioni definitive, perché oggi sei nelle stelle e domani sei nelle stalle. Cioè, Guardiola è stato considerato negli ultimi 5, 6, 7 anni il numero uno dei trainer, dei manager, degli allenatori, chiamatelo come volete voi. Dopo ieri sera, dopo l'anno scorso, nonostante le ruberie del Real Madrid negli anni passati quando era il Bayern, qualche dubbio mi sta venendo. Che non sia molto cosmetico il tutto, cioè ben costruito ad arte, il personaggio che ormai si è creato, un po' quello che accade con Pogba, che tutti rivogliono Pogba, dimenticandosi che l'ultima stagione di Pogba alla Juventus fu imbarazzante. Giocava da solo, non passava mai la palla, faceva dei tiri, non faceva più i suoi tiri meravigliosi con cui faceva dei gol stratosferici, la buttava al terzo anello. Era distratto, era anarchico, no? E per me Pogba deve restare dov'è, lo dico chiaramente così apro una piccola parentesi di mercato, che stia dov'è Pogba, prendiamo altri giocatori per rinforzare il centrocampo. Ma Guardiola, essere o non essere il futuro allenatore della Juventus? Questo è il dilemma. Boh. Ciao a tutti.